Ecco, domani lei prenderà possesso, diciamo così, di questo istituto comprensivo di Rovetto, quindi domani sarà il suo primo giorno. Cosa ci può anticipare sulla sua persona? Come si presenta? Mi presento, io sono vinto il concorso per dirigente scolastico, sono stato nominato purtroppo solo ora e quindi cercherò di seguire praticamente il solco già tracciato dal precedente dirigente, da reggente, che ha lavorato molto bene, per cui io cercherò di continuare il suo lavoro. E per me questo sarà un periodo in cui cercherò di studiare, osservare e capire qual è la realtà del territorio, di un plesso estremamente vasto che avrà sicuramente realtà molto diverse che dovranno essere seguite, ma prima di tutto capite. Conosce già bene la Valle Seriana. Sì, conosco molto bene la Valle Seriana perché io ho insegnato per molti anni all'Istituto Tecnico Valle Seriana, e per cui sono i ragazzi che arrivano all'istituto tecnico, molti di questi ragazzi provengono da queste zone, per cui conosco sia da un punto di vista geografico, ma anche proprio da un punto di vista della società, cioè delle famiglie, delle tradizioni e anche del modo di vivere, insomma. Avrà a che fare con più di 1.000 studenti e numerosi insegnanti. E anche molti genitori, sì. E per questo per me è d'obbligo una prima fase di studio. Ecco, il suo arrivo sicuramente desta un po' anche di curiosità. Possiamo chiedere qualcosa di più sulla sua persona? Prego. Quindi un po' anche il suo percorso, quanti anni ha, dove è cresciuto? Allora, io ho 51 anni. Sono laureato in fisica e all'Istituto Tecnico di Gazzaniga ho sempre insegnato una disciplina in ambito tecnico, in particolare elettronica. E questo potrebbe essere anche una buona possibilità per sviluppare anche all'interno dell'Istituto delle tecnologie informatiche che già ci sono. So già che da un punto di vista delle attrezzature il plesso di Rovetta ben si posiziona, però anche con il vicepreside Benzoni Angelo si stava parlando che si possono magari pensare ad altre idee, altre innovazioni. Allora, domani è il suo primo giorno, immaginiamo anche che dovrà incontrare un po' gli amministratori di questa zona. Certo, sarà mio piacere conoscere il sindaco, gli assessori, i funzionari del comune che collaborano con la scuola, ovviamente non solo di Rovetta, ma di tutti i comuni che fanno parte del plesso. Porterò il saluto della scuola e del nuovo dirigente al maresciallo dei carabinieri e alle varie autorità presenti sul territorio. Quindi facciamo in bocca al lupo per questa nuova avventura. Sicuramente ne ho bisogno e speriamo che crepi.